Quest'oggi non è una giornata, secondo me, piacevole per l'intera città. Ho voluto fare questa conferenza stampa in quanto questa mattina, verso alle 13:45, mi sono dimesso. Mi sono dimesso non per dover tacciare qualcuno, ma per dare una sterzata a questo sistema che non può più funzionare. E quindi, come ho scritto nelle dimissioni, di cui mi do lettura, con profondo rammarico mi sento costretto a rassegnare le mie dimissioni da sindaco a causa della grave crisi politica che ormai da troppo tempo sta vivendo l'amministrazione comunale che mi onoro di guidare. Spero, questa è la speranza, non credo soltanto la mia, ma un po' di tutti i cittadini, che questo gesto serva a rasserenare gli animi di chi erroneamente pensa che, nonostante tutto, nessuno voglia porre fine a questa esperienza politica. Non è assolutamente così, perché lo stiamo dimostrando. Ho ricevuto la fiducia da più della metà dei cittadini di questa città e ovviamente in questa situazione in cui mi trovo non mi sento più di tradire questa fiducia, perché la stiamo tradendo perdendo tempo. Quindi non ho voglia di dirla, pertanto in questo momento non posso far altro che dimettermi sperando che questo produca una riflessione profonda nei confronti di coloro che sono straconvinti di gestire la politica in questo modo senza rispondere di fatto giornalmente ai cittadini, e quindi che produca una riflessione profonda su necessità vere di questa città che merita di essere governata da una squadra che abbia obiettivi chiari, certi e trasparenti. Cosa voglio dire? Che non si può più pensare che, malgrado ci sia una crisi economica che è assurda, e questo lo riconosciamo tutti, non è possibile continuare a menare il cappellaia, cioè bisogna dare delle risposte comunque alla città. Ci sono cose che non necessitano obbligatoriamente di economie, ma bensì di decisioni politiche, decisioni amministrative serie. Quindi ho voluto fare quest'atto nella speranza che non soltanto la maggioranza, ma anche l'opposizione la smetti di lanciare ancora di salvezza a destra e a manca. I nostri cittadini, 50 e oltre, 50.000 ed oltre cittadini, ma soprattutto tutto quello che ruota intorno alla città non può più attendere. Dobbiamo assolutamente o trovare una sintesi di punti programmatici seri che rispondono al nome di riqualificazione, sicurezza, ambiente, uso civico, contrattate, di atti pronti, di cose pronte da portare in aula ce ne sono. Non si può più perdere tempo, perché ogni attimo che si perde è una famiglia che va in disperazione, è una persona che sta senza lavoro. Io ho la fila giornaliera di ragazzi, di padri di famiglia, di madri di famiglia. Ci ho tenuto l'altro giorno a premiare quella donna che ha 15 figli e che è, tra parentesi, è separata, quindi non ha neanche un marito, che ha un'estrema dignità, va avanti, lavora, e vedere questi ragazzi lì, belli, puliti, educati, è una cosa che mi ha fatto riflettere e dico, non è più possibile procedere in questo modo. Quindi ho voluto fare questa azione, ovviamente non è che l'ho fatto con piacere, ma con il senso di responsabilità che mi ha indotto, tra parentesi, a ritardare queste mie dimissioni. Era un'azione che avrei voluto fare già qualche mese fa. Però, come ho sempre detto, abbiamo dovuto approvare un bilancio che è stato sacrificante per l'intera città, ma abbiamo portato la barca in porto. Adesso, diciamo che dal punto di vista economico la barca sta in porto, ci possiamo permettere di far ragionare chi non vuole ragionare. Altrimenti, molto semplicemente, si rimette la palla al centro e si ridà
come è giusto che sia, mandato agli elettori, ai cittadini, di decidere chi deve governare questa città e ovviamente avendo però delle tempistiche certe. Questo era quello che volevo dire. Ribadisco per l'ennesima volta che non è una cosa che mi rende felice, non è una cosa che rende felice tutti coloro che hanno un senso di responsabilità. È proprio questo che vorrei rimarcare, tirar fuori da determinati settori dell'amministrazione, in modo particolare dai partiti, da chi rappresenta i partiti, dalle liste civiche, dai buonpensanti, il senso di responsabilità, la particolare responsabilità che oggi dobbiamo avere nei confronti dei nostri cittadini. Questa è una cosa fondamentale. Quindi lascio questa scena, do altri 20 giorni per ragionare, ma la condizione è soltanto una, che ci sia un equilibrio chiaro da qui a fine mandato, che ci sia un programma chiaro che rispetti non soltanto il volere della maggioranza, ma il volere dei cittadini e quindi anche dell'opposizione che, tra parentesi, è un buon 45%, e che tutti insieme si riesca a dare le risposte che la città si aspetta. La domanda che le faccio, Sindaco, è legata appunto a questi equilibri. In maggioranza ovviamente sono diversi i problemi, non si trova l'equilibrio da prima dell'estate. E quali sono gli scogli principali? Cioè l'accordo con Forza Italia piuttosto che con l'UDC, dov'è che si è bloccata la macchina dell'amministrazione anche nelle trattative che sono andate avanti nel corso di questi ultimi mesi? Non c'è uno scoglio particolare da qualche parte, c'è una serie di, come dicono i marinai, di formiche in giro per il mare, e si rischia sistematicamente di incagliarsi su quella o l'altra formichina che hanno l'effetto di uno scoglio. La differenza è che lo scoglio si vede, la formichina che è uno scoglio affiorante sul mare non la vedi e quindi ci batti contro. Non si può ragionare semplicemente dell'uno e dell'altro. Io quello che dico è il Consiglio Comunale, tra parentesi un Consiglio Comunale ristretto rispetto al numero dei cittadini che abbiamo, è un Consiglio d'amministrazione. Tutti devono compartecipare a dare il loro meglio per il bene dei cittadini. Quando si perde questo obiettivo, ovvero che iniziano i personalismi, non c'è più motivo di andare avanti. Non sei più nella funzione per cui la città, il popolo ti ha eletto, sei in un'altra funzione. E siccome io pretendo che ci sia invece un obiettivo ben preciso, che è quello di rispondere a tutti i cittadini che fanno domanda, mi sono fatto carico di questa mia dimissione, proprio per dire cambiamo l'atteggiamento, cambiamo il sistema. Non è il presidente X o il consigliere Y o l'assessore X o Y. È chiaro che a ricoprire i ruoli importanti è giusto che vadano, come in tutte le città, le persone che ci possono rappresentare. Anche questo è un dilemma che devono chiarire. Dobbiamo avere personalità che vanno in giro per il territorio per ridare lustro alla nostra città. È una di quelle domande che più spesso mi faccio, che a gestire la pubblica amministrazione non riusciamo mai a trovare l'elite del nostro territorio. La domanda che mi pongo è perché? Perché le persone che ci hanno dato, che ci danno lustro tutti i giorni in giro per il territorio, non vengono a ricoprire i ruoli? Ecco, bisogna riportare tutte quelle persone per bene all'interno di questa macchina amministrativa, e vi garantisco che sono tante. Noi siamo stati circa 2 anni a lavorare senza poter spendere una lira e tanta gente ci ha risposto. Avete visto, faccio l'esempio, dalle società che hanno rimesso in piedi un ufficio tecnico senza volere una lira, con sponsorizzazioni, a tutto quello che succede in giro oggi, lo vedete anche dal taglio degli alberi quest'oggi che hanno fatto una serie di ragazzi. C'è la volontà da parte della gente per bene di dare una sterzata e di essere amministrata. La pubblica amministrazione deve rispondere a queste richieste, le richieste della città, non ad altro. Sindaco, scusa, abbiamo parlato di persone qualificate per andare in giro qui, ma è un chiaro riferimento... No, per andare in giro a fare una passeggiata, no, certo, non c'è. Ma è un chiaro riferimento ad assessori magari per bene, però poco... Assolutamente no, perché la cosa importante è che ognuno di noi dia il 100% nel ruolo che ricopre.
Poi c'è chi, come si dice in gergo, va in aereo, chi va in bicicletta e chi va in macchina. Vuol dire che quello che va in bicicletta prenderà più tempo. L'importante è che abbia però un obiettivo preciso da raggiungere, perché tante volte anche la persona per bene, non avendo un obiettivo, non sa dove andare. Allora vanno chiariti dei passaggi fondamentali. Tra i passaggi fondamentali io metto la sicurezza, metto la questione dell'uso civico, un funzionamento normale della macchina amministrativa, e quindi parliamo anche di un funzionamento dell'ufficio tecnico che sia una cosa normale, l'educare i nostri cittadini a rispondere a una differenziata degna di nota, malgrado i risultati, però francamente ognuno di noi vorrebbe avere una città più pulita, il risolvere determinate problematiche, perché abbiamo un aumento comunque costante di popolazione, circa 3.000 persone l'anno, 2.000, 3.000 persone, e tra questi molti sono purtroppo, dico purtroppo, extracomunitari, molti dei quali non rispettano le regole e le nostre leggi, e quindi anche questo è un passaggio che va chiarito. Bisogna rimettere in campo un discorso sui lavori pubblici che è basato fondamentalmente, visto il patto di stabilità, sui project financing, quindi un intervento serio del privato all'interno della pubblica amministrazione. Soltanto con queste poche parole che ho detto, o far funzionare le scuole come Cristo comanda e dare quindi ai nostri figli un benedetto futuro, soltanto queste poche cose, e quindi non creando cose eccezionali, si potrebbe parlare di porto, tra parentesi vi comunico che quello che aspettavamo da diverso tempo, mi risulta che la sovrintendenza abbia finalmente approvato questo accordo per aprire il piccolo museo, che è una cosa a cui io tengo in modo particolare, perché ribadisco, questa economia non è più un'economia basata sul mattone, questa deve essere un'economia che si fonda su due cose principali: il litorale, e ci abbiamo 9 km di costa come Cristo comanda, sto aspettando ancora i PUA, e un piano archeologico serio, visto che abbiamo molto da venderci. Quella è la base della nostra economia. Poi tutto il resto, le varianti, i cambi di destinazione d'uso, i commerciali seri, i due famosi centri sportivi che sono ancora bloccati lì quando i nostri cittadini non sanno dove andare. A tutte queste piccole cose, se si fa un programma serio, sono straconvinto che si riesce a trovare una soluzione. Esistono le soluzioni, esistono gli imprenditori che si vogliono impegnare su questo. Però va marcata in maniera netta quella che è la strada, il percorso, i tempi, perché io non sono del parere che si può fare tutto subito, va bene? E soprattutto vorrei avere da parte della funzione politica e dei rappresentanti del Consiglio Comunale, va bene, dei ruoli ben precisi. Questo credo che la città lo necessita, tutti noi lo vogliamo, destra, sinistra, centro, opposizione, chiamatela come vi pare, perché si può anche litigare su come migliorare una cosa, ma litigare sulle cose che non esistono è una presa in giro per i cittadini. Allora io non riesco a capire di che cosa si litiga, perché tutti vogliono un pennacchio, poi di fatto per portare il pennacchio al deposito, per portare l'obiettivo a casa, diventa sempre complicato. Scusa, ma questo programma che dovrebbe essere per il futuro, se ho capito bene, ma non doveva far parte del programma nel momento in cui uno si è candidato a sindaco, perché per 2 anni e mezzo, purtroppo, se ne parliamo ancora oggi, vuol dire che non l'abbiamo fatto. No, Luigi. Cioè, ci sono stati dei problemi che abbiamo capito dopo 2 anni e mezzo. Allora, non è così. Il programma di mandato c'è, è chiaro che è un elenco importante. Non si può pensare di portare avanti tutto, bisogna scindere da questo programma un mini programma di cose in base all'importanza che hanno, dando la giusta priorità alle necessità del popolo. Certo, ci avevo pensato prima però. Torno un attimo alla questione politica, se mi consente. Domani si sarebbe dovuto votare il Consiglio Comunale 2 mozioni estremamente importanti: la sfiducia a lei e la sfiducia al presidente Massimiliano Giordani. Evidente che le sue dimissioni, diciamo, interrompono questo procedimento. Impongono una riflessione, credo. Impongono sicuramente una riflessione, ma di fatto interrompono questo procedimento che sarebbe stato sicuramente importante. Ora, cosa cambia effettivamente dal punto di vista politico?
questo suo atteggiamento nei confronti del Consiglio Comunale, perché una forzatura in fondo a che una decisione fosse presa seriamente, fosse trovato un accordo, era già data dalla stessa discussione della mozione di sfiducia. E se in sei mesi nessuno è arrivato alla conclusione, come sarà possibile nei prossimi 20 giorni sperare di ottenere qualche cosa che dia questa svolta che tutti quanti ovviamente ci auspichiamo? Vedi Mario, ti do del tu perché c'è un rapporto serio e corretto. Non è il problema della sfiducia, perché la sfiducia si può tranquillamente superare. Quello che i cittadini vogliono è essere governati, e siccome superare questo ulteriore ostacolo non sta a significare un programma serio di cose da fare, né tantomeno una coerenza e correttezza da parte dei nostri amministratori, parlo tutti in generale, ho detto mettiamo un punto fermo. Punto fermo che entro 20 giorni, se vogliono fare un nuovo quadro politico, se vogliono fare un nuovo mini programma o programma da qui a X tempo, che possiamo definire in sei mesi o un anno o addirittura da qui a fine mandato, cambia le carte in tavola. Non si può più giocare, cioè non accetto più di trascinare l'intera popolazione, tutta la gente che ci ha dato fiducia, in questa situazione che è troppo generica. Vanno dettate le regole del gioco, va dettata in maniera chiara quella che è il programma, quindi la famosa strada di cui parlavo prima, ok? E i ruoli all'interno della pubblica amministrazione. Una volta chiarito questo, se c'è la volontà di andare avanti, bene, altrimenti non produciamo ulteriore tempo perso, ma in realtà da qui a maggio si va a votare, si andrà a votare con dei nuovi candidati, si andrà a votare con nuovi schieramenti, il popolo diventa libero ed è libero di decidere da chi farsi governare. Questo è il mio obiettivo. Io sono stanco di correre appresso a quello o l'altro. Vorrei un consiglio comunale, perché il sindaco è di tutto il consiglio comunale. Poi si sta anche una maggioranza e un'opposizione, ma ognuno ha i propri ruoli. E quando sento consiglieri di opposizione che dicono ma io non sto in maggioranza, non vuol dire niente. Le proposte le fa la maggioranza e l'opposizione. E insieme, se sono proposte che sono favorevoli alla città, che fanno bene alla città, ben venga, verranno accettate. Anche su questo dovranno ragionare. Quindi, se c'è questa condivisione, bene, altrimenti per me l'esperienza finisce qui. Però lei poco fa ha detto che questa esperienza potrebbe continuare tranquillamente con gli attori. No, tranquillamente non l'ho mai detto. Ok, potrebbe continuare, riprendere di nuovo il suo percorso, e che questo potrebbe non comportare necessariamente un cambio diciamo ai vertici della giunta. Sostanzialmente gli assessori potrebbero rimanere anche quelli che ci sono attualmente. Scusami Mario, ma io non l'ho mai detta questa cosa. Io ho detto che voglio una squadra dove c'è in primis un programma definito con le tappe ben precise. Poi i gruppi politici, i partiti, le rappresentanze delle liste civiche, della popolazione, eccetera, si devono mettere a tavolino, decidere chi fa chi e chi fa cosa, ognuno con un ruolo ben preciso, e dopodiché decidiamo se ripartire con questa esperienza oppure no. Altrimenti per me questa esperienza finisce oggi. Voglio essere più incisivo e fare una domanda in maniera più precisa e più veloce. È percorribile l'idea di una giunta totalmente tecnica proprio per portare avanti questo discorso e dare al Consiglio Comunale tutto, maggioranza e opposizione, come ho detto poco fa, l'indicazione che devono iniziare a lavorare attraverso le commissioni e poi la giunta invece le mette in atto? Oppure questa è un'idea soltanto mia? Ho capito la domanda più precisa. Allora, io sono stato eletto dal popolo e devo rispondere al popolo. A me è il programma che interessa. Se poi si definisce giunta tecnica oppure un accordo tra istituzioni, o chiamatela come vi pare, a me interessa portare, come al solito, e questo è il senso di responsabilità che mi impone, portare la barca nel porto. È chiaro, io sono un uomo, faccio il sindaco, sono una persona che è sempre stato
nel centrodestra e vorrei trovare un equilibrio con la mia maggioranza. L'ho sempre dimostrato, non ho mai voluto avere rapporti di altra natura con l'opposizione, ma ribadisco, l'opposizione rappresenta il 45% del Consiglio Comunale e quindi è giusto che in alcuni argomenti possa dire la sua. Sindaco, lei conosce molto bene i suoi colleghi consiglieri di maggioranza. In luce di questo le domando, lei parla di un accordo che va trovato in maniera uniforme, compatta, per continuare questa avventura, altrimenti dice non si andrà avanti se non c'è coesione. Certo. In questo senso, visto che spesso, mi passi il termine tra virgolette, è stato tirato per la giacchetta in questi anni di amministrazione, quali garanzie sente di avere da queste persone che insomma spesso sembravano aver trovato un accordo e poi di fatto si è dovuto ritrattare un po' il tutto? Ma le garanzie, non sono io che devo avere garanzie da nessuno. È chiaro che non posso dir nulla dei consiglieri comunali con cui ho amministrato e ancora per 20 giorni continuerò ad amministrare, perché personalmente ho il massimo rispetto di ognuno di loro. Il dilemma è quando si verifica un po' una cosiddetta maionese impazzita, dove ognuno dice la sua, si esce fuori dagli schemi politici, si esce fuori dai partiti e ognuno va per conto proprio. Quindi vanno riportati all'interno di certi alvei i ruoli, ognuno deve rispondere a un proprio ruolo. Bene, se si riesce a ricomporre questo diventa tutto facile. Se non si riesce a ricomporre questo, perché non esistono più i partiti, perché ognuno è libero di fare quello che vuole, beh, allora credo che non ci siano altri modi per andare avanti. Però sono straconvinto che il senso di responsabilità di molti di loro farà fare un attimo di riflessione in questi giorni. Avranno tutti un attimo di riflessione. Sindaco, chiedevo, dico, si è parlato dei partiti in generale, liste civiche e roba del genere, ma ci riferiamo esclusivamente per consigli, pareri, per portare anche un apporto a un'eventuale maggioranza che lascia per molti ancora molto dubbi? Si parla soltanto di quelli eletti, di quelli che hanno il consiglio dei rappresentanti. Quindi altri che hanno fatto parte delle coalizioni, ok, questi non potranno mai partecipare direttamente o avere... No, questo ragionamento credo sia stato aperto diverse volte nelle varie discussioni e io più volte ho chiesto di dare spazio a tutti coloro che hanno fatto parte della coalizione vincente, ma allo stesso tempo credo di aver detto poc'anzi che è giusto pure che abbiano una visibilità coloro che non hanno vinto, quindi anche le opposizioni, il che vuol dire che intendo pure che quelle compagini che hanno partecipato alla mia elezione devono avere una forma di visibilità, da decidere quale, in che modo, in che maniera, ma ognuno di noi che rappresenta una parte del nostro, della nostra popolazione debba dire la sua. Ecco Sindaco, le domando, di questa sua decisione che ha preso oggi in tarda mattinata, ne ha già parlato con qualcuno, sia per quanto riguarda il Consiglio Comunale di Ardea, sia con i vertici nazionali e regionali del partito di Forza Italia? Allora, io ho fatto una serie di riunioni. Queste riunioni hanno partecipato un po' tutti, in alcune hanno partecipato alcuni, in altre altri. Abbiamo fatto una riunione lunedì dove io ho manifestato apertamente la mia volontà di dimettermi. In quella occasione ho preso ulteriormente tempo perché è il senso di responsabilità che mi impone di provare a mediare in tutti i modi, quindi il padre di famiglia prima di prendere una decisione deve assolutamente valutare tutte le ipotesi possibili e immaginabili. Ci ho provato, ci abbiamo provato insieme anche ad altri, quindi c'è stata una forma di analisi tutta insieme. Di fatto serve uno scossone, come si dice in gergo, nella speranza di arrivare a quello che dicevamo prima. Quindi tutti sanno di questa mia iniziativa, l'avevo già comunicata da qualche mese a sta parte, la mia volontà che se si continua ancora a menare il campellaia e a perdere tempo, come sappiamo perfettamente il tempo che passa non torna, e quindi per poter dare risposta ai cittadini preferisco fare uno stop, ritornare a delle regole certe, a un gioco
tra virgolette, gioco politico serio di alto livello, oppure rimettere la palla al centro del campo e rifar giocare la partita. Normalmente gli scossoni li danno i presidenti delle squadre di calcio, l'allenatore, cambiano l'allenatore, cambiano i giocatori. Quello che mi lascia un attimo perplesso è che è giusto che la cittadinanza non riesca a capire quali siano i giochi che hanno creato questa impasse comunale, perché c'è l'impasse generale, cioè, l'hai detto poco fa, no? Nel senso, c'è un fermo solo detto, non si riesce a capire quali sono gli ostacoli. Quando parliamo di formichine che diventano scogli, o scogli esistono ma stanno sotto l'acqua, è sempre generico come argomento, no? Ma c'è qualcosa che ha causato. Ora dico, che non lo capisca la cittadinanza è abbastanza comprensibile, che non lo riesca a capire chi sta seduto lì e governa in qualche maniera questa situazione, ovviamente mi lascia un po' più perplesso, no? E soprattutto mi lascia perplesso perché, come fa a avere fiducia che 20 giorni siano sufficienti, che sia necessario questo scossone? È possibile che chi sta lì e che ha causato tutte queste cose non si rende conto, non si è reso conto è responsabile di quello che è successo fino ad oggi? Ma io non ho mai detto di non sapere perché la macchina amministrativa non funziona. Io ho detto che... E non si capisce. No, non ho detto che non si capisce. Ho parlato di formichine perché voi parlavate di scogli. I scogli sono visibili, le formichine le trovi a pelo d'acqua e quando succede poi un naufragio, perché ovviamente qualcuno non se ne è accorto. Io ho preferito... Scusate, io... Mi limito a dirvi questo, ovvero la legge mi concede 20 giorni per ragionare, da buon padre di famiglia cerco di far ragionare tutti, è chiaro che l'amministrazione non è che se inverti i ruoli rimane uguale, se si invertono dei ruoli vuol dire che qualcosa si sta cambiando. L'obiettivo mio non è stravolgere le cose, ma bensì trovare la giusta compattezza nella maggioranza, il giusto equilibrio con la maggioranza e di riflesso anche con l'opposizione, perché se c'è una maggioranza forte si riesce a ragionare anche in maniera seria e non come è successo in questi giorni, che leggo articoli di tutti i tipi con l'opposizione. Io sono positivo perché ho una conoscenza di questi consiglieri e li reputo tutti persone per bene. Cerco di riportarli al tavolo del ragionamento e di far capire, cosa che si è persa credo, l'importanza di portare avanti un'amministrazione in maniera seria, snella, in modo da poter dare risposta ai cittadini. Quello è l'obiettivo mio unico. Se no non stavamo a queste condizioni, non ci si è riusciti perché ognuno ha tirato la giacchetta, ognuno ha cercato di spostare l'asse in maniera personalistica dalla parte propria. Ora non c'è più niente da tirare, o si ragiona in termini politici in modo serio, avendo ognuno i propri compiti, in maniera che qualcuno di loro si possa levare, anzi tutti insieme facendo le cose per la città, si possano togliere qualche soddisfazione. Come riacquistare la fiducia dei cittadini? Perché dopo sei mesi diciamo di questa situazione, i cittadini ormai diciamo sono un po' all'esasperazione, non ci credono neanche più. Perché dovrebbero crederci di nuovo se si giungesse in maggioranza e anche con l'aiuto dell'opposizione a ricucire un po' tutta la macchina e a ripartire? Cosa darebbe questa fiducia ai cittadini? Ma la fiducia ai cittadini la possono dare soltanto le azioni concrete, i fatti. E quindi, siccome esistono progetti seri da poter sviluppare da qui a breve, se si danno risposte, come dicevamo prima, dal punto di vista dei percorsi archeologici, il discorso del litorale, i PUA, i piani campeggi, i piani di recupero, abbiamo una serie di varianti pronte per dare la giusta qualificazione a determinate zone, ci sono piccoli finanziamenti che abbiamo recuperato all'interno dell'amministrazione per risistemare quelle che oggi è diventato il problema principe, ovvero le buche. Allora, tutto questo se si mette in campo in maniera seria diventa facile dare risposta ai cittadini. E i cittadini, tra parentesi, non sono quelli che vengono soltanto a urlare sotto la casa comunale o stanno alla porta del sindaco o stanno in consiglio comunale. Quelli sono veramente una piccolissima parte. La vera cosa che più mi impressiona, a me mi mette paura da un certo punto di vista, va bene, è la disperazione nelle case.
cosa che non emerge dai consigli comunali e non emerge da tutti gli articoli che vedo in giro. La fila di persone che hanno bisogno di lavorare, io la vedo tutte le mattine, e guardate che è veramente complicato non poter dare una soluzione a un padre di famiglia che viene tutte le mattine qua e dice: io non riesco a dare da mangiare ai miei figli. Quella è la cosa che mi interessa a me. Il resto è tutto relativo. Le motivazioni di perché non si fa una cosa e perché non se ne fa un'altra. A me interessa portare la barca in porto. Dal punto di vista finanziario oggi sta ferma e mi sono preso anche una grandissima responsabilità, altrimenti potevo fare come tanti altri, lasciare la polvere sotto al tappeto e tirare avanti. Ho ripulito perché io sono un cittadino di questa città, pretendo che questa amministrazione funzioni in un certo modo. Abbiamo fatto passi da gigante sulla trasparenza, abbiamo fatto passi da gigante sull'anticorruzione, stiamo facendo un lavoro egregio da quel punto di vista, ma la questione è dare risposte sui punti fermi. I punti fermi sono il lavoro, i servizi, una risposta seria quindi all'occupazione, una risposta alle scuole malgrado i soldi sono quelli che sono. Io ho file di cittadini che mi dicono: sindaco, potremmo farcele da solo le manutenzioni dentro le scuole. Esiste un gruppo, una grandissima parte di cittadini per bene che vogliono dare delle risposte loro, quindi c'è questa compartecipazione. Non ci possiamo limitare semplicemente alle gente che viene al consiglio comunale o sta sotto al comune. Esistono 55.000 cittadini, che non è poco. Quindi io a loro che devo rispondere in primis. Poi saremo in grado di farlo in questi 20 giorni? Non lo so. Sicuramente sono a posto con la coscienza, che sono stato H24 a cercare di trovare delle soluzioni. Poi non ci si riesce, più democratico di così, rimetto la palla al centro e fischio l'inizio della nuova partita. Io da cittadino mi auspico che possa avvenire subito una cosa, che sarebbe un segnale importante. Sappiamo che le difficoltà economiche che ci sono oggettive, è inutile nascondersi, e quindi non possiamo sperare che in 20 giorni subito accadano dei miracoli. Però ci aspettiamo un segnale preciso, e questo è possibile farlo, perché non costa nulla. Cioè che vengano prese quelle decisioni, deliberati quegli atti, che non costano niente. Abbiamo tante cose in sospeso, mi ha ricordata una, i PUA, ma non c'è soltanto quella. Ce ne sono tanti altri che potrebbero essere affrontati. Sono i campeggi, il risparmio energetico, la videosorveglianza, ce ne sono di cose, però... bisognano di una decisione di carattere politico all'interno del Consiglio Comunale. Ecco, almeno queste, che non costano nulla e che quindi sono a priorità zero, perché praticamente non ci sono ostacoli, non c'è nulla che ostati a una decisione, è bene che la arrivino subito. Vedi Mario, io credo di aver dimostrato nell'arco di 2 anni di amministrazione che qualora servisse una mia firma per prendere una decisione anche economica che poteva spaventare chi firma, faccio un esempio su tutti: 600.000 euro di demolizioni con un'ordinanza, immediatamente la mia firma si trova. E se abbiamo fatto delle cose importanti da questo punto di vista è proprio perché ci ho messo la firma e mi sono assunto la responsabilità io personalmente. Se fosse possibile questo in tutto quello che gira nell'amministrazione, l'avremmo già fatto. Siccome tante decisioni non spettano soltanto a me, spettano in modo particolare al Consiglio Comunale, la richiesta che faccio è proprio questo: trovare un senso di responsabilità da parte dei consiglieri di maggioranza e di opposizione per portare in porto quelle che sono necessità della città. Quindi avremo di nuovo l'ordine del giorno IPUA molto presto, avremo l'ordine del giorno. Io penso che tu stai secondo me buttando, come si dice in gergo, il carro davanti ai buoi. Intanto vediamo se c'è un senso di responsabilità se possiamo tornare a una politica vera. Dopodiché, tra le cose più facilmente da approvare, troveremo sicuramente quei punti che sono quelli che non impegnano economicamente nessuno, anzi, producono economia e producono posti di lavoro. Esatto. E questa è la cosa sconvolgente. Sindaco, scusa, un'ultima domanda che è breve. Abbiamo parlato di disoccupazione, quindi è un problema che interessa. Secondo me per questa disoccupazione in passato non solo non si è fatto nulla, e quindi non so cosa si possa sperare per il futuro. Parliamo dei PUA, che sono anni che stanno fermi lì e nessuno ha fatto niente. Piano campeggi, idem.
per quanto riguarda il piano di recupero delle aree abusive, di Bombardirella Alta. Due anni fermo non siamo riusciti a portare a termine un'azione del genere, quello portava lavoro. Il problema di un ufficio tecnico disastrato, perché è vero che non si deve più andare avanti col mattone, ma è vero pure che al momento attuale c'è questo mattone. Quindi noi abbiamo Luigi, molti giovani geometri che stanno spasso perché i cantieri sono fermi e quindi automaticamente... Guardate, io proprio perché non ho nulla da nascondere ho preferito fare una conferenza stampa dove ci siano le domande. Quella dell'ufficio tecnico credo che abbiamo dimostrato nell'ultimo periodo, abbiamo fatto un nuovo bando per il dirigente, abbiamo messo una persona lì che sta rispondendo, è chiaro che non lo può fare d'amblè, ma occorrerà del tempo, darà sicuramente delle risposte. La nostra città non ha grandi industrie, se voi fate via Laurentina vi renderete conto che sembra quasi un cimitero di vecchi elefanti, no? Vedete quante aziende hanno chiuso. Dobbiamo noi essere in grado in questo momento di difficoltà, ma non riguarda soltanto Arde, questo riguarda un po' tutto, di dimostrare e di avere la capacità di convertire l'economia. Io non ho detto che l'economia basata sul mattone non è un'economia, è anche quella un'economia, però lasciare all'adere di questa economia una ricchezza, un patrimonio come quello che riguarda la storia di Ardea, e ne abbiamo tantissimo, lasciare all'adere un impegno, quello del litorale, e lasciarlo così abbandonato, secondo me questo grida vendetta. Quindi vada avanti anche l'economia in parte di riqualificazione del mattone, vengano fatti servizi adiacenti a una città che cresce, va bene, ma devono essere assolutamente messi a regime i percorsi archeologici, deve essere messo a regime un litorale che l'approvazione dei PUA permetterebbe tranquillamente l'assunzione di 100-150 ragazzi. Ci sono progetti, ne sento parlare in giro, poi ovviamente tante notizie vengono anche distorte, esistono progetti per fare una città del gioco, divertimenti, non del gioco d'azzardo, dei divertimenti, esistono progetti per fare una piccola città sanitaria, va bene, cosa che noi ne abbiamo un'urgenza immediata, ok? I progetti ci sono, vanno troppo a rilento. Quello che chiedo, questa macchina amministrativa e politica è troppo a rilento rispetto alla velocità dei tempi. Oggi si viaggia su internet, oggi i ragazzi hanno tutti in mano un telefonino, un palmares, e viaggiano alla velocità della luce. Non riesco a capire perché noi siamo così pachidermici nei movimenti. Dovremmo aumentare la velocità dando i ruoli certi a ognuno di coloro che rappresenta la pubblica amministrazione. Come si mette adesso l'amministrazione? Cioè ci sarà un nuovo vice sindaco, ci sarà, è stata arrivata la giunta, è stata arrivata la delega alla giunta, niente, tutto. Le deleghe alla giunta non le ho tolte, mi sono dimesso io. La giunta credo possa andare avanti per la normale amministrazione, ma non possa fare nient'altro. Quindi se poi la città necessita di un qualcosa di straordinario, per quello che riguarda le ordinanze ed altro, può andare avanti tranquillamente. Vi ringrazio.